Per fare le frittelle di farina di castagne metto 50 g di uva sultanina all'interno di 300 g di farina di castagne. Aggiungo dell'acqua e mescolo con una forchetta per ottenere la giusta densità. Aggiungo acqua di volta in volta e mescolo fino ad ottenere la giusta densità. Dopo pochissimo ottengo la giusta densità. Metto dell'olio di semi in un pentolino da frittura. Cerco di abbondare perché più olio c'è, più alto è lo spessore dell'olio, meglio viene la frittura. Accendo il gas e aspetto che l'olio sia caldo. Appena vedo che l'olio è caldo, prendo un cucchiaio di impasto per frittelle di farina di castagne e ce lo verso dentro. Poi un altro finché c'è spazio. Inizialmente affondano, ma poi vengono a galla ed esposto. Quando vedo che le frittelle sono abbronzate, le tiro fuori dal pentolino e le metto sulla carta assorbente e ricarico. Le lascio affondare qualche secondo e sposto con la forchetta in maniera che vengano a galla. Cospargo nel frattempo di zucchero le frittelle già fritte. Come si vede, ci mettono pochissimi secondi le frittelle a cuocere. Frittelle di farina di castagne sono buonissime e sono una delle prime cose che ho imparato a cucinare da bambino. Le modalità per la preparazione delle frittelle di farina di castagne sono le stesse che ho utilizzato qualche anno fa per preparare le frittelle di farina di ceci, ricetta tra l'altro che ha riscosso un notevole successo. Se siete interessati anche a quella ricetta troverete i dati nel video. Buon appetito!